Lollis, ancora la Ghana, palla in mano, un altro blocco di Annuzzi, bella apertura, cambiato tutto il lato per Hollis, che da tre punti trova subito il fondo. In questi ultimi minuti c'è anche una difesa che si è alzata notevolmente per gli Sticks, intanto Thompson, grandissima compensazione, qui dalla direzione mi sembrava che l'ultimo tocco fosse stato di Annuzzi. Thompson per mettere a posto le cose, per vince questo ultimo quarto con due punti di Utomi, che era stato invece assente non giustificato. I primi due quarti, i primi Mantova, Spizzichini, Iannuzzi entra in area, poi si ferma, lascia a Thompson, c'è tanto traffico lì, Thompson prova ad uscirne, alza un pallone quasi come una preghiera. Stojanovic in attacco contro Corvet, porta il blocco, Iannuzzi che riceve, cambia lato, Thompson da tre punti. Hollis Thompson nel traffico. Allora Thompson già dall'altra parte, cortese, solo da tre punti, a segno, vantaggio. So, un uno contro uno, un'uscita di Hollis, lasciato libero Hollis da due punti perché aveva il piede. Con il capitano Matteo Laganà che realizza un canestro importantissimo. Bel canestro intanto di Hollis. Difensiva. Cortese, Thompson prova a crearsi spazio per andare da tre punti, poi penetra, lascia Ferrara che mette dentro. Possesso per Laganà contro Libegovic, dato che non ha ancora effettuato cambi tra l'altro fino a questo momento. Thompson ancora una volta, assolutamente, oltretutto questo tiro praticamente Walters gliela prima messa in mano per tirare, poi a protezione del ferro ha preso il rimbalzo. Tanto difesa è sempre cortese il terminale offensivo esterno. Saladini, Thompson lavora sul perimetro, Mantova difesa più aggressiva però di Torino mi sembra in questo istante. Thompson non la tripla consecutiva sbagliata, peccato, sempre più due canto volley. Thompson si invola in penetrazione, costo, mamma mia. A prendere un'ottima posizione, poi ha sbagliato la cosa più semplice. Rimessa, Thompson scambia con Laganà, se lo perde completamente. È pericolosamente storta per gli Stings e meravigliosamente dritta invece per 55 pari e possesso per gli Stings con Thompson. Cortese, dato Scott è uscito per sbollire un po' gli animi. Possesso allora ancora per la squadra di coach di Carlo che muove la palla sul perimetro. Thompson dall'arco. Wonka, Matteo Daross in post basso contro Laganà, perde, sporca Marco Laganà il possesso. Mamma mia, gioco veloce. Sbaglia adesso, riparte Stojanovic, manovra a tagliare il campo, poi a servire Laganà che prova a entrare nell'incontro. Ottimo rimbalzo offensivo. Qui c'era anche Riccardo Moraschini, giovanissimo Riccardo Moraschini. Thompson, fade away, canestro di livello e per basso, costretto a cambiare lato da Thompson che si prende anche questo tiro e lo segna. Un impatto impressionante, ce lo ricordiamo, non ce lo ricordiamo perché Mantova intanto ancora mette male il suo la grande padella Rina Thompson. Passaggio di Cortese sarebbe sicuramente entrato nella top 5 delle azioni, nella top 10 delle azioni di questa settimana. Qui la Ghana ci ha messo molto del... Un'altra azione offensiva negativa per il Balcanico, il giocatore di Virtus. Alla forte di giocare sotto canestra, è un giocatore fortissimo che non è stato molto fortunato nella sua carriera finora. E intanto Hollis 2 e 10. Fuori per Spizzichini, per Thompson, due punti. Azione che sta mettendo in difficoltà i giochi di attacco di Capo d'Orlando. Assolutamente sì. La Ghana tira da tre punti. Due certezze tecniche con un giocatore come Mussini da a cui mettere minuti nelle gambe e da inserire in un sistema di gioco. Il tiro quindi più 8 per Pistoia, che non ha cambiato di una virgola il proprio ritmo. Intanto Thompson. Cantù prosegue immacolato il percorso della, dell'Acqua San Bernardo contro la Pudine. Arriva una vittoria per tre punti.